Ok, ben arrivati alla sessione sul Gange. Siamo qui a Navadip, a Mayapur, e per la precisione siamo in un posto molto nascosto che anche moltissimi devoti non conoscono, che sarà tra l'altro proprio il posto dove porterò le persone durante il pellegrinaggio che faremo il primo marzo. Ed è un posto che c'è praticamente la strada principale, piena, caotica, e poi a un certo punto bisogna prendere questa stradina dentro, che è nascosta. C'è un sentierino piccolino che ci fa entrare dentro a un luogo che si chiama Janavi Kunj, quindi il luogo segreto di Janavi. Janavi è il nome di una grandissima santa che ad un certo tempo storico aveva preso la leadership di tutto il movimento della Bhakti, era diventata la colonna portante. E il sentimento di Janavi era molto profondo, molto esoterico e mistico all'interno della Bhakti, con una profonda connessione con quelli che sono i passatempi di Krishna e quello che è la realtà di Vrindavana. Quindi questo è un luogo appunto nascosto e c'è tanta natura, ci sono tutte queste case sugli alberi e ho scelto un po' questo come posto, anche se è un po' lontano dal centro della ISKCON, del tempio più grande, eccetera, eccetera. Però è molto più appartato e penso che per la prima settimana che siamo qua in India un luogo del genere possa essere più adatto per entrare dentro. E ora sono proprio qua dentro, quindi è molto tranquillo. E dietro di me c'è il Gange. E invece da questa parte qua, non so se vedete questi rami che scendono, siamo sotto un albero baniano. Che quando verrete qui sicuramente faremo delle meditazioni anche con gli alberi baniani per parlare con loro, perché sarà veramente, sono alberi veramente potenti. E tra l'altro proprio adesso ho visto un piccolo Shiva Lingam, una divinità di Shiva, che magari ve la faccio vedere prima di cominciare il japa. Ve la faccio vedere anche a voi. E sicuramente quando verrete qui faremo un giro anche sulla barca, sul Gange, e faremo anche un bagno, sicuramente, ma non vi permetterò di nuotare, perché è molto molto pericoloso. Anche i più grandi nuotatori sono morti qua dentro. Questo rumore, non so se lo sentite, è una barchetta. Purtroppo qua le fanno con il motore. Hare Krishna! Intanto che ci sono vi faccio vedere l'albero bagnano che è qua dietro. E vi faccio... Allora, gli alberi bagnani, come vedete, sono praticamente... Non si capisce più qual è l'inizio a un certo punto, perché vanno sopra e dall'alto i rami diventano radici di nuovo, che sprofondano giù nella terra, e poi di nuovo dalla terra ricrescono per fare altre radici, eccetera, eccetera. Quindi è molto, molto interessante. E guardate qui cosa ho trovato. Vediamo un po' se lo vedete anche voi. Ecco, la divinità piccolina di Shiva. Questo si chiama Shiva Lingam, che per la precisione... Ecco, questa invece è una barchetta che è senza motore, che in realtà vorrei portarvi in quel tipo di barca, ma non so se le troverò, perché quelle potrebbero essere un po' pericolose nel cadere. Comunque, Shiva Lingam, che cos'è? Ve lo spiegherò. Allora, il Shiva Linga sarebbe
la parte della procreazione maschile, perché a livello cosmico, no? Quindi rappresenta proprio la creazione. E qui sul Gange, in realtà, la cosa interessante è che solo nel vedere il Gange o sentire parlare del Gange, recitare il mantra sul Gange e che dire di toccare l'acqua del Gange, c'è una purificazione enorme che avviene su di noi, veramente una purificazione profonda. Quindi, e tra l'altro, quando verrete qua al pellegrinaggio, vi farò un'attivazione energetica sulla purificazione e la guarigione del potere del Gange. Quindi vi insegno a fare una cosa con la mano, dove riuscite a ripulirvi dai, chiamiamoli, peccati o dalle cose brutte o sbagliate che possiamo aver commesso nella vita, quindi di ripulirci. Quindi oltre che l'attivazione del riequilibrio dei chakra, con la mano, avrete anche l'attivazione della purificazione del Gange. Quindi preparatevi per questo, per il pellegrinaggio, perché veramente abbiamo bisogno di purificazione. E infatti penso che il divino abbia portato il Gange qui nel mondo proprio per quello, per donarci purificazione. Perché siamo molto contaminati dalla mente, dall'ego, da tutto quello che c'è nella testa e abbiamo bisogno di ripristinare la nostra purezza, la nostra vera natura. E quindi questo Gange che è arrivato qui, con una storia bellissima, che tra l'altro l'ho già raccontata in alcune sessioni che abbiamo fatto. Però quello che vi posso magari ridire è che viene direttamente dal mondo spirituale, quindi viene addirittura dall'oceano causale su cui è sdraiato Vishnu, su questo serpente cosmico, e da lì l'acqua scende e arriva fino qui. Le storie sono innumerevoli, quando siete qua sicuramente ve le racconto magari in forma meditativa, quindi in modo che la possiamo vivere e assorbire attraverso una visualizzazione, perché penso che le visualizzazioni siano un modo di raccontare le storie che è molto più penetrante, che entra molto, molto più dentro. Quindi questo Gange che deriva direttamente dal mondo spirituale, e tra l'altro se lo testate col pendolo, con la kinesiologia, vi fa potenza 10 su 10, lavora su tutti e 7 i chakra, è veramente in grado di ripulirci, è pazzesco. E adesso è freddo, ma nonostante questo, ci sono alcune persone che vengono a fare il bagno tutti i giorni proprio come pratica spirituale nel Gange. Vengono a immergersi e proprio per tirare via eventuali contaminazioni mentali dei vari strati dell'essere. Quindi è veramente potente come acqua. Spesso le persone pensano che l'acqua del Gange è sporca. In realtà no, non lo è per niente. È vero che ci mettono magari la cremazione dei cadaveri avviene vicino al Gange, anzi nel Gange, però non per questo è contaminato, nel senso che al di là della superficialità, che magari può sembrare contaminato, la purezza rimane sempre, perché anche lì dove sembra più sporco il Gange, se andate a vedere l'energia, è comunque potentissima. Sì, magari a quel punto uno suggerisce di non immergersi, magari prendere l'acqua e metterla sulla testa e basta, che equivale a farsi il bagno. Oppure si va in luoghi più belli, come Mayapur, per esempio, l'acqua è pulita. E anzi, se poi si andasse su Rishikesh in alto, vicino all'Himalaya, è addirittura azzurra. Però qui a Mayapur l'acqua è un pochino più colore della melma,
perché c'è molta melma, c'è molto fango, che tra l'altro è molto bello da vedere perché quando le persone entrano dentro prendono il fango e se lo mettono in tutto il corpo, proprio come una cosa di salute, di bellezza. Sapete, no, che mettersi il fango in tutto il corpo è molto, molto salutare e bello per la pelle, eccetera. Quindi è molto, c'è molto fango, tra l'altro veramente di buona qualità, nel caso uno ci volesse giocare e farci la come terracotta, diciamo. E quindi è veramente una bella esperienza e tantissime persone vengono qui proprio per recitare il japa, per fare le preghiere, perché il Gange, proprio quest'area del Gange, oltre al fatto che è bellissimo visivamente, è molto piacevole essere qui. E c'è la potenza dell'acqua che migliora ancora di più le pratiche. Quindi è quello che vorrei fare io oggi con voi. Quindi di recitare il japa davanti al Gange. Poi quando verrete qua con me lo faremo dal vivo. Sarà molto 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 bello. E adesso potete prendere il vostro japa. Quindi io penso che se non sapete ancora farlo, per favore guardate il workshop che ho fatto. Scrivetemi se non ce l'avete il workshop sul japa. E così che potete anche voi capire come farlo, perché è una pratica veramente, veramente, veramente importante. Io penso che sia una delle pratiche più potenti che esistano in questo universo. Quindi la dobbiamo veramente prendere con serietà, con amore, con rispetto, con venerazione, con passione. Quindi per quanto la mente cerchi di deviarci, quanto ci possa essere la stanchezza, dobbiamo cercare di combattere contro questo e poter provare a recitare bene il japa. Quindi teniamo fuori il nostro falso ego, quindi l'indice fuori, perché va recitato con il nostro cuore, con la nostra anima, con la parte più bella che è dentro di noi. Se avete il borsellino, usatelo, quindi mettiamo fuori il nostro falso ego e possiamo cominciare a recitare il japa. E di solito mi piace già tenere l'acqua vicino, quello che può servire, in modo che non dobbiamo andare su e giù ed essere distratti mentre facciamo questo japa. Quindi possiamo cominciare? Io tengo acceso tutto il volume, eccetera. Se vi dà fastidio il japa mio, spegnete semplicemente, abbassate il volume e buon japa. Quando volete andare via, ovviamente andate. E anch'io a un certo punto, quando andrò, stoppo. Poi chi vuole continuare, per favore, continuate. Buon japa. Vision Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Sri Vrindavan Bhakti Vrinda Hare Krishna 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Grazie.
Grazie a tutti.